Siamo in compagnia di Gianluca Codagnone, Managing Director di Best Inver. Buon pomeriggio, grazie per essere con noi. Buon pomeriggio. Dunque, Gianluca, ti chiedo innanzitutto un commento. Oggi l'Europa, ma anche Wall Street, ha cercato di rimbalzare dopo qualche seduta decisamente negativa. Ieri sicuramente una spinta anche da parte della BCE, che ne parleremo tra pochissimo, ma ti chiedo cos'è che guida il sentiment del mercato, a tuo avviso? Ma diciamo che da un po' di mesi gli indici sono stati dentro un trading range abbastanza stretto, gli indici azionari, diciamo da maggio. E ovviamente avevano, diciamo, erano saliti molto prima, e quindi direi che c'è questo andamento che abbiamo visto gli ultimi 2 o 3 giorni non ha un particolare significato. Tutti gli indici azionari europei hanno andamenti che sono fino adesso a doppia cifra, rialzo, a parte UK e la Spagna, e per cui per adesso non è niente di che. Più difficile chiamare cosa succederà nei prossimi mesi, perché come si sa siamo in un momento un po' particolare in cui la crescita in certi paesi, un po' per i contagi, un po' per una questione anche proprio così di sincronizzazione con le fasi di riapertura preestive, la crescita sta rallentando sia in Asia che negli Stati Uniti, che oggi l'ultimo dato, quello inglese, era nettamente più basso delle attese di PIL del mese di luglio. E dall'altra parte si sta discutendo se diciamo così ridurre le misure di politica monetaria, le misure di soprattutto si discute di tapering o di minori acquisti, insomma un po', poi ognuno li chiama come vuole, ma diciamo se ridurre se cambiare la monetary stance. Questa è una cosa che secondo me prima o poi era dovuta, anche perché tutti i GDP stanno crescendo quest'anno con numeri intorno al 5-6% e si stanno riportando sullo stesso livello del 2019. Ci sono paesi che l'hanno già raggiunto, paesi che sono un po' sotto, ma siamo lì, insomma. Quindi a questo punto c'è da chiedersi se sia ancora adeguata una monetary stance così lasca, diciamo, insieme a una fiscal stance molto aggressiva, perché comunque ci sono ancora molti, molti sussidi e molti sostegni alle economie. Prima o poi questa cosa qua bisognerà deciderla, e se l'inflazione che abbiamo avuto e che insomma si poteva prevedere che dopo un periodo di crescita economica così negativa ci sarebbe stata anche una ripresa dei prezzi, se l'inflazione non si dimostrerà temporanea, questa cosa sarà di ridurre la monetary stance sarà ancora più necessaria. È un po' una cosa che bisognerà vedere nel futuro, diciamo. No, assolutamente sì. Poi bisogna anche dire che la situazione delle banche centrali è molto complicata, nel senso, hai appena detto, stiamo assistendo comunque di una crescita che sta rallentando, ma si può ancora definire solida, almeno negli Stati Uniti e dell'Eurozona, almeno dico. Però nello stesso tempo, in particolar modo negli Stati Uniti, la variante Delta disturba tantissimo. Tra poco andiamo anche a parlare di questo, ma innanzitutto ieri la BCE ci ha comunicato, in particolar modo Christine Lagarde, che rallenta gli acquisti PEP in quest'ultimo trimestre, soprattutto rispetto agli ultimi 2 trimestri del 2021, ma non è tapering. Dunque, qual è la tua interpretazione e soprattutto da operatore di mercato sei soddisfatto dalle comunicazioni della BCE? Lo interpreti come ok, non siamo più in tempi di emergenza, o come, e qual è la tua interpretazione, insomma? Ma come si sa, io non è che sia molto favorevole a tutto questo interventismo delle banche centrali, e trovo assurdo che si siano fatte così poche differenze nei momenti in cui il PIL magari scendeva del 4-5%, durante la pandemia del 10%, e adesso che sale del 6%. Cioè, mi sembra abbastanza assurdo avere la stessa stance di politica monetaria, perché
perché c'è questa baloccarsi di parole sulla simmetria o meno dei target di inflazione, insomma tutte cose abbastanza risibili, francamente. Se lo vogliono chiamare tapering o Pippo, Alexander, non so, lo faccio scegliere a loro, ma francamente la verità è che c'è meno bisogno di misure di liquidità in questo momento, no? Cioè, ma ce n'era meno bisogno anche prima, francamente. Oh, okay. Che dire? Cioè, non saprei, sono cose non molto affascinanti, cioè, secondo me. Nel senso, il nome non è molto affascinante. Ok, ma in questo caso abbiamo visto oggi anche un po' di dati macro legati agli Stati Uniti. La Fed ha sempre detto, dunque noi siamo data dependent, ovvero ci basiamo sui numeri che stiamo vedendo. Se fosse così, allora non avrebbero dovuto già iniziare con il tapering, o bisogna vedere invece un pochettino... L'hai detto tu. Però poi dall'altra parte c'è un quadro un pochettino più generale, cioè... Quindi non sono data dependent, anche se lo dicono. Cioè, capisci? Il problema è questo. Il punto è, questa moneta, siccome la Fed, al contrario dell'ECB, ha anche come target la massimizzazione dell'output, cioè l'unemployment, eccetera, eccetera, mentre l'ECB ha dei, diciamo, ha un mandato prettamente monetario, la Fed no. Allora la Fed ha, diciamo, più flessibilità in un certo senso, perché è anche su maximum employment, no? Il problema è, ma questa cosa che stanno facendo, cioè di comprare tutti questi bonds, serve all'employment? Ecco, questo secondo me è una cosa da dimostrare, che mandare i tassi o le condizioni di liquidità, cioè sotto un la tesi è, sotto un certo livello dei tassi, sotto 2, sotto 1, fa differenza se i tassi di mercato sono a 0,4 o i tassi ufficiali, a maggior ragione, sono a 0,4, 0,5, 0,3 sulle decisioni di investimento, che sono poi quelle che guidano l'employment. Secondo me no, però capisco che ci sia dibattito. Allora, però nello stesso tempo, se andiamo a dare uno sguardo un pochettino più ampio del quadro generale, stiamo vedendo che la maggior parte delle aziende, sempre stiamo parlando in questo caso degli Stati Uniti, ma comunque lo smart working continua anche, sì, qua in Europa. Ma infatti, scusami se ti interrompo, casomai è quello il problema, nel senso che è l'incertezza che deriva dal fatto che l'epidemia non è sotto controllo che impedisce certi tipi di investimenti, e che quindi non fa prendere questa crescita che c'è per una crescita, diciamo così, che si potrà ripetere nel futuro. Cioè non è il livello dei tassi che impedisce di investire, è il fatto che con un'epidemia fuori controllo è difficile programmare qualcosa. Ecco, questo. E quindi questa epidemia fuori controllo, in particolar modo adesso stiamo parlando forse numeri un pochettino più marcati negli Stati Uniti, sì. Quindi in questo caso è giustificato il comportamento della Fed o meno, o tu magari... No, secondo me è irrilevante in questo momento, no? Perché nonostante i tassi così bassi, le misure di liquidità, non succede quello che vogliono, no? Dopodiché quello che invece è successo, che forse vale la pena di commentare, è che l'ultimo dato di employment report ha fatto vedere settimana scorsa un employment report, diciamo, un numero minore delle attese, cioè di nuovi impiegati, ma nonostante questo una wage inflation, cioè un tasso di espansione dei salari più alto di quello che si poteva pensare con quel tipo di creazione di posti di lavoro. Quindi da questo si deduce che più che esserci un problema di domanda, c'è un problema di offerta di lavoro, nel senso che nonostante wages in certi settori, in particolare leisure è uno di quelli dove si vede di più, cioè leisure, il tempo libero, non sta creando posti di lavoro, e nonostante questo le wages sono salite del 10%. Questo cosa vuol dire? Che tutti i sussidi che sono stati dati in America hanno alzato quello che viene definito reservation wage, cioè il salario al quale ognuno di noi è disponibile a lavorare. Cioè, avendo sussidi dal tesoro, hanno alzato il mio salario al quale sono disponibile di rientrare nel mondo del lavoro. E quindi, nonostante ci sia poca creazione di posti
di lavoro, le wages salgono, ok? Perché quei pochi che comunque sono disponibili a lavorare chiedono un wage più alto. Ecco, questo è un po' una roba che la Fed non aveva in mente, non vuole assolutamente vedere, cioè non vuole vedere wage inflation senza creazione di posti di lavoro. E questo non dipende ovviamente dai tassi, dipende dal fatto che insieme alla monetary stance che è così lasca, c'è anche una fiscal stance molto lasca. Quindi questo è un problema sicuramente, e non butta verso la transitorietà di dell'inflazione come dice la Fed, e questo è un problema che andrà visto nei prossimi mesi se continua. Quindi scusami, qua si può parlare già di una possibile stagflazione o meno? No, quello no, perché non è che siamo in crescita negativa ancora, no? Cioè rallenta, ma rallenta dal 6, okay? Cioè, adesso poi bisogna anche mettere un po' le cose in prospettiva. Però sicuramente certe dinamiche che vedi a livello di settori dell'economia, proprio micro, non sono quelle che la Fed ha in mente. Non dipende dalla Fed, dipende dal combinato tra i sostegni che fa la Fed e i sostegni del Tesoro, quindi è un combinato di azioni che ha portato a questo tipo di sbilancio, diciamo così, però non è una cosa sostenibile secondo me, e quindi da qualche parte bisognerà mollare. Sì, assolutamente. Intanto, ecco, volevo capire quali secondo voi sono i rischi principali sia per la ripresa economica ma anche per i mercati. Intendo dire, stiamo assistendo a questo bull market, o se vogliamo chiamarlo mercato rialzista, già da un bel po' di tempo. Nello stesso tempo però stiamo appunto parlando, c'è un bel po' di offerta di lavoro, poca domanda per i motivi che hai elencato poco fa, ma anche perché alcune persone, in particolar modo negli Stati Uniti, hanno paura di tornare al posto di lavoro, hanno paura di cercare lavoro. È molto strano, no? È molto strano perché è veramente anche difficile un po' da spiegare. Tu vedi dei settori in cui, per esempio quello dell'information technology o i chips, che sappiamo tutti che c'è carenza, eccetera, eccetera, dove per esempio lì sia l'offerta che la domanda si sono, diciamo così, sono diminuite. Perché? Perché i produttori d'auto non ordinano dei chips che non ci sono, hanno tagliato la produzione di auto. E quindi lì per esempio non vedi wage inflation, perché non c'è, cioè tutte le aziende lavorano al massimo che possono, non possono assumere di più perché non potrebbero produrre di più, e dall'altra parte la domanda non spinge perché sa che non troverebbe offerta di chips. In altri settori invece c'è una più bassa creazione di domanda, come per esempio leisure, entertainment o i viaggi, eccetera, eccetera, perché c'è la Delta e quindi la gente fa fatica a viaggiare, andare in giro. Ma nonostante quello vedi wage inflation, perché la gente che vuole andare a lavorare in quei settori lì è ancora meno di quella che sarebbe richiesta. E perché? Perché può permettersi di stare a casa perché ha dei sussidi dal governo, e quindi non c'è offerta, non c'è né domanda, ma ancora di meno c'è offerta di lavoro. È veramente una situazione molto complicata, che tutta questa serie di sussidi, politiche monetarie, eccetera, eccetera, le disruption sulla supply chain che derivano da quello che abbiamo appena vissuto sono arrivate come dei nodi che sono tutti arrivati al pettine simultaneamente. Cioè è veramente un momento complicato. Secondo me le banche centrali, l'errore, adesso ogni strategist, ognuno con cui parli, penso l'abbiate fatto anche voi, ti dice che l'unica cosa che può deragliare i mercati è un policy mistake, no? Cioè ti dicono, ah, se le banche centrali sbagliano. Però secondo me il policy mistake è stato fatto già da dieci anni, cioè non è ora. Il policy mistake è stato quello di continuare a proseguire con a politica monetaria così lasca, qualsiasi fosse lo scenario di crescita economica. E adesso sei lì bloccato, che non sai cosa fare. No, questo è un po' secondo me il problema, il vicolo cieco in cui si sono ficcati un po' tutti, no? Che adesso è tutto un po' drogato da sussidi, politica monetaria, e quindi qualsiasi cosa tocchi rischi di spaccare il giocattolo in maniera fragorosa. Quindi solo per capirci, invece, secondo voi quali sono i rischi principali che rimarranno con noi anche nel medio termine, diciamo così, nel lungo forse un po' complicato? Il rischio più grosso è che l'inflazione non sia transitoria, perché quello
invertirebbe completamente la direzione della politica monetaria e anche lo invertirebbe in maniera violenta, cioè se le banche centrali sono percepite behind the curve, e quello lo vedi se i prezzi dei bond, dei treasuries, dei government bonds scendono rapidamente, se le banche centrali sono percepite behind the curve, quello è un rischio enorme, soprattutto per i mercati finanziari. Le altre cose è quell'inflazione può venire da tutte le cose che abbiamo appena discusso, cioè disruption delle supply chain o wage inflation, eccetera, eccetera. Altri rischi è che sicuramente per i mercati azionari, adesso parlo, la comparison comincerà a diventare un po' più difficile perché ci si dei quarters, perché ci si confronterà con dei mesi che mano a mano che si va avanti, anche l'anno scorso erano mesi migliori, quindi non si vedranno più i più 50, più 100%, eccetera, cioè che abbiamo visto. E quindi bisognerà capire bene quale sarà la velocità di crociera degli earnings, che è una cosa abbastanza dopo il rimbalzone, no, che c'è stato, perché l'anno scorso i primi due quarter dell'anno erano stati in lockdown, lì bisognerà vedere un po' cosa succederà, cosa faranno i consumatori e se anche il rimbalzo dei consumi, più che proseguire, su che velocità di crescita si metterà. Quello è difficile adesso da dire. Grazie mille Gianluca Codognone, Managing Director Bestinver, grazie per essere stato con noi, alla prossima occasione. Grazie.